Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al terzo appuntamento delle LUIS Masterclass, Saperi Pandemici. Questa iniziativa, questo format è costituito da una serie di contributi e approfondimenti da parte della nostra faculty, del nostro corpo docente, su temi di grande interesse, temi rilevanti per l'attuale pandemia. Perché Saperi? Siamo convinti che questa pandemia sottolinea o comunque ha dato luogo a una serie di crisi, e non una sola crisi, crisi appunto multidimensionali, multiformi, che richiedono approcci e prospettive differenti. Per questo motivo, le nostre masterclass affrontano temi diversi, appunto con punti di vista differenti. Il tema di oggi è quello dell'umanesimo artificiale. Già prima della pandemia, noi avevamo discusso in vari consessi e contesti il ruolo della humanitas, il ruolo dell'essere umano, anche alla luce dell'avvento dell'era digitale, di questo uso pervasivo, diffusione pervasiva della digitalizzazione. Ovviamente con questa crisi noi adesso ci troviamo di fronte a un bivio, dobbiamo cercare di comprendere qual è il ruolo dell'humanitas. Come dico solitamente, questa crisi ci ha spinto, ci ha imposto la frequenza di un corso accelerato di futuro che ci ha in qualche maniera fatto apprezzare le potenzialità delle tecnologie digitali, della digitalizzazione. Abbiamo abitato ambienti virtuali, abbiamo utilizzato strumenti virtuali per lavorare, per svagarci, per incontrare appunto amici. E di nuovo adesso ci troviamo a comprendere qual è il ruolo dell'humanitas, quanto l'humanitas sarà artificiale, sarà digitale. E per questo motivo abbiamo chiamato due ospiti illustri questo pomeriggio. Il primo è il professor Jeffrey Schnapp, professore del Karl Pescosolido Chair in Romance Languages and Literature della Harvard University, ancorché professore molto vicino alla comunità LUIS, visto il suo interesse per le tecnologie digitali. E l'altro ospite è il direttore generale dell'Università LUIS, il dottor Giovanni Lo Storto, esperto, anzi praticatore di innovazione didattica, di innovazione della formazione, dell'education, e quindi interessato a quello che potrà essere l'evoluzione della formazione nell'era cosiddetta post-Covid. Il format è molto semplice. Adesso darò la parola al professor Schnapp, che ci intratterrà per circa 15 minuti sul tema dell'umanesimo artificiale, e poi si aprirà un dibattito, una discussione col dottor Lo Storto, e apriremo ovviamente la discussione anche a coloro che ci ascoltano. Voi tutti che ci ascoltate siete invitati a formulare domande nel format che ritrovate sulla vostra videata, e proveremo a rispondere. Quindi io ringrazio da subito il professor Schnapp, che è collegato dal Vermont, quindi abbiamo un collegamento transatlantico oggi. Prego, Jeffrey. Beh, grazie Andrea, grazie per questo invito. E come ha detto molto giustamente il rettore, le pandemie sono degli acceleratori, non sono degli incubatori necessariamente di novità di per sé, ma invece dei processi già emergenti nella nostra società, nella nostra cultura, nella nostra economia, vengono intensificati ed accelerati. E credo che questa provocazione che rappresenta la frase umanesimo artificiale ci permette di riflettere sul vero rapporto trasformatore delle tecnologie di punta rispetto a problematiche che sicuramente includono la realtà di gestire una crisi come quella attuale, ma anche la forma di società che ci aspetterà oltre i limiti della crisi attuale. E questa frase, umanesimo artificiale, mi piace in particolar modo perché, a mio parere, rappresenta già un invito a capire quanto dobbiamo andare oltre un certo immaginario che ha definito buona parte della storia del nostro dialogo con le tecnologie digitali.
che io in questi 15 minuti di riflessioni criticherò, che è questa tendenza a prendere le metafore un po' in una chiave antropocentrica, ossia di pensare che quando per esempio parliamo di intelligenza artificiale, che la parola intelligenza sia l'equivalente di quello che intendiamo quando invece parliamo dell'intelligenza umana, o che quando si parla di machine learning, per esempio, che la parola learning corrisponda al concetto umano di learning. Chi ha sperimentato veramente le tecniche di machine learning ha capito quanto inefficienti sono. Basta sapere che, per esempio, nella prima tappa di ogni progetto AI, e vi farò vedere un paio di progetti di questo tipo, cioè i server consumano più energia di 10.000 automobili in un giorno, cioè per capire l'inefficienza di questi processi di acquisizione. I neural nets non sono dei neuroni, sono queste tutte metafore. Io vorrei proporre di sostituire questo immaginario antropocentrico che proietta su queste tecnologie l'aspetto, il volto umano, invece ad un immaginario protetico, dove le tecnologie sono là per aumentare, per espandere, per ampliare i confini della nostra cognizione. Per cui, per me, l'intelligenza digitale è una specie di prolungamento dell'intelligenza umana, e cercherò di riflettere proprio in questa cornice su una serie di fenomeni. Allora, come punto di partenza, perché di formazione sono un filologo romano, non posso resistere alla tentazione di parlare di cosa intendiamo come l'artificiale, che non è l'antinaturale. Invece il concetto stesso dell'artificio, sia l'artificio che associamo al mondo della cultura, sia l'artificio che viene invocato nella frase artificial intelligence, è questa nozione di un processo veicolato proprio dall'artifex, da chi si sporca le mani, chi immagina, chi passa da quell'atto di immaginazione alle diverse tappe di modellazione, di creazione, di fare, sporcandosi le mani per convalidare un concetto. E naturalmente l'applicazione di questo aggettivo alla nozione di intelligenza meccanica, artificial intelligence, una frase che ci riporta indietro al 1956, ossia l'AI, tutt'altro che essere una novità dei nostri tempi, fa parte di un lungo percorso con tanti alti e tanti bassi che hanno dimostrato il potenziale trasformatore dell'AI, però anche tanti suoi limiti. E parlando proprio di questi limiti, vorrei passare all'espressione più intensa, in qualche modo, di speculazione sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella nostra realtà quotidiana, che è questo sogno, che è un sogno che è nato 30 anni fa, però che si sta realizzando sempre più di più, passo a passo, ed è questa idea di un'intelligenza artificiale quasi trascendentale che riuscirebbe a gestire tutti i sistemi di mobilità nelle metropoli presenti e future. Questo AI è un AI che permetterebbe non solo ad ogni veicolo, a ogni automobile, a navigare la complessità dei nostri ambienti urbani, ma sarebbe in grado di avere un campo percettivo che comprende la ricognizione di ogni categoria di oggetto che fa parte di quel paesaggio, la panchina, il pedone che si trova sulle strisce bianche, e di non solo percepire tutto questo mondo, ma coordinarlo e interpretarlo in un modo intelligente. Intelligente fa virgolette, smart. Questa è la realtà che ci è stata promessa. Come mai che questi smart cities non sono arrivati? Questo mondo di un AI trascendente, trascendentale, che riesce a coordinare tutti questi fenomeni? Beh, voi lo sapete meglio di me. Elon Musk parlava già di attraversare il continente americano con il software al volante nel 2017. E GM, General Motors, aveva promesso di consegnare le prime automobili
self-driving nel 2019, eccetera, eccetera. Non ci siamo, anzi, ci sono state delle frenate sempre più brusche in questo processo. Come mai? Sarà per mancanza di fondi? Anzi, l'investimento globale in questo campo ha superato i 16 miliardi di dollari. Non mi soffermerò su questi particolari, però il punto su cui mi vorrei soffermare invece è come mai che l'AI non ci ha consegnato questa realtà? Per tutta una serie di motivi che hanno da fare sia con la sua straordinaria forza e sia con i suoi straordinari limiti. Per esempio, causa ed effetto, che sono alla base di quasi tutti i processi di ragionamento che segnano, che incidono sulla produzione di conoscenze, è un problema che, davanti a cui l'AI si trova sempre in grande difficoltà. I software, i deep learning models, che sono fortissimi per riconoscere, per esempio, dei patterns, no? delle forme emergenti, dei fenomeni complessi invisibili ad un utente umano, invece hanno una grandissima difficoltà ad esprimere il rapporto tra una serie di oggetti che si incontrano, per esempio. E questo vale per la nostra questione delle città. Che intenzione hanno questi pupazzi di neve? Cioè, questa è una domanda a cui un bambino di 5 anni risponde senza nessuna difficoltà. Papà, un pupazzo di neve non ha nessuna intenzione. È lì e poi pian piano si scioglierà. Non sta per attraversare la strada. Però per un AI, per l'occhio del computer, la questione di interpretare, per esempio, l'intenzione di questa signora attraverserà la strada o meno, si fermerà, come devo reagire di fronte a questa serie di comportamenti ipotetici, questo è un problema molto reale, ci fa capire il problema della complessità. La soluzione, a mio avviso, è di capire che dobbiamo pensare non a queste tecnologie necessariamente con la sostituzione dell'intelligenza umana, ma invece come l'amplificazione. Qui vi faccio vedere brevemente due esempi dei limiti di un AI non aiutato da un occhio, da una conoscenza, da una coscienza umana. E sono due scherzi che sono stati fatti a automobili smart, autonomi, fra virgolette. Un circolo che ha completamente paralizzato un veicolo, progetto artistico di James Bridle. Uno scherzo fatto dai dottorandi del Carnegie Mellon che hanno trasformato le strisce di un parcheggio in una specie di percorso serpentino. Cosa fa una macchina autonoma davanti ad una realtà così? O si ferma o fa casino, naturalmente. In tutto questo contesto abbiamo una lunga tradizione di fantasie umane che cercano nella tecnologia, nel campo della robotica, il caso più estremo, in qualche modo di sostituire all'umano, proprio come la macchina autonoma vuole mettere il software al comando, al volante, e quando pensiamo al mondo degli esseri smart, meccanici in primo luogo, adesso meccanici e informatici, tendiamo a pensare alla riproduzione della funzione umana, persino alla sua sostituzione. Per cui nell'immaginario collettivo è Sofia a sinistra, che è questo robot che è una specie di giocattolo animatronico che ripete comportamenti che sembrano perfettamente umani, però che in realtà questa non è la faccia della robotica. La vera robotica, come sappiamo, è la robotica che in modo strepitoso ha trasformato tutti i processi produttivi, compiendo delle operazioni ben diverse dalle operazioni che un robot animatronico come Sofia compie. E sono questi, gli ultimi, questi robot di fabbrica che rappresentano la vera faccia della robotica oggi. E l'innovazione da dove proverrà? Questo è il mio punto di vista personale perché sono coinvolto in questa avventura di creazione di robot che collaborano con i pedoni negli spazi urbani. Questi sono robot come Gita, di Piaggio Fast Forward, che invece di cercare di sostituire la mobilità umana, la ampliano,
rafforzano, usano tutto lo stesso strumentario della robotica, dell'AI, però non per sostituire o imitare l'uomo, ma per fare leva sulla sua expertise come esperto navigatore di percorsi complessi. Come sono quei percorsi che caratterizzano la nostra presenza come cittadini delle grandi metropoli. Ed è questa visione, che è una visione, ripeto, che ci porta verso una visione protetica che espande, che aumenta, dove le tecnologie aumentano, espandono, ampliano i confini della nostra cognizione e della nostra coscienza, che mi sembra la sponda da esplorare. Adesso io vorrei chiudere con questa specie di prima serie di riflessioni e passare la parola al direttore Lo Storto di parlare di un altro settore della mia attività, perché mi sembra anche molto rilevante rispetto alla questione di come tecniche, come l'AI possono in qualche modo diventare un modo di estendere l'intelligenza umana. E questo è un lavoro in corso. Infatti questa masterclass è una specie di anteprima di un progetto curatoriale, dove nel MetaLab stiamo lavorando, e questo vi sto facendo vedere un prototipo qui di un progetto, lavorando con l'AI applicato all'analisi di raccolte culturali. In questo caso è la collezione di 250.000 oggetti artistici, proprietà della Harvard Art Museum, analizzati da un AI che ha studiato la distribuzione, ha fatto una specie di cartografia degli sguardi in tutti i formati, tutte le opere d'arte della collezione, che poi diventa l'oggetto di un'installation nelle gallerie d'arte, che permette agli utenti di visitare, di navigare questa collezione di 250.000 di oggetti in un'ottica diversa, cioè una mappatura dello sguardo umano è un punto di partenza per una navigazione che va ben al di là delle nostre capacità cognitive, cioè nessun paio di occhi umani può guardare 250.000 opere. Però con questo strumentario riusciamo a fare un'operazione durabile. Un'altra componente, un recommendation system. Questo è l'AI che noi incontriamo nella nostra quotidianità più spesso se andiamo a fare shopping online, per esempio. Fare degli esperimenti, delle hack che usano sistemi di raccomandazione, però per promuovere l'esplorazione, la curiosità, non la scoperta di cosa pensiamo di cercare, ma invece dell'improbabile, del non visto, del non ricercato. O che usa questo stesso strumentario per fare una mappatura di stati emotivi, anche rivelando i limiti di queste tecnologie. O per esempio, questo è un progetto di un nostro collaboratore, che è un artista, dove il tempo, proprio nel momento, in real time, determina un atto curatoriale, un agente curatoriale che cura un'esperienza in una galleria dove le opere sono scelte in una chiave così di matching tra condizioni climatiche nell'opera e condizioni climatiche nei dintorni, fuori il museo. Ho questo progetto di galleria immersiva dove si vive una collezione intera di 1.800 oggetti come esperienza immersiva con le data visualizations che ci fanno vivere l'oggetto non come semplicemente un surrogato, una coppia di un oggetto originale, ma come un oggetto informatico con tutta una famiglia di relazioni informatiche. Chiudo tornando indietro. Cioè, i media, le tecnologie sono dei prolungamenti di noi stessi, rappresentano uno strumentario. McLuhan aveva ragione. Chiudo. Jeffrey ha mantenuto i tempi digitali della nostra masterclass e ha offerto una serie di spunti e riflessioni interessanti. Ci suggerisci di lasciare una visione antropocentrica della intelligenza artificiale, della tecnologia digitale, invece di acquisirne, di abbracciare una visione prototeica per far sì che appunto la tecnologia aumenti, amplifichi la nostra azione. Tra l'altro
ne discuteva nella precedente masterclass con Paola Severino e Aldo Bisio sull'apprezzamento che ovviamente che abbiamo vissuto durante questa pandemia, del fatto che i bit possono e viaggiano molto più velocemente di noi esseri umani, delle nostre molecole, e di conseguenza possono in qualche maniera farci diventare presenti, ecco, in contesti virtuali con il nostro portato reale. Quindi, Giovanni Lo Storto, qual è la sua posizione rispetto all'intelligenza, o meglio ancora all'umanesimo artificiale? Grazie Rettore, grazie Jeffrey. Devo dire che le suggestioni che ci ha presentato il professor Schnapp sono davvero straordinarie, e diventa complicato, diciamo, riuscire a tenere in ordine le cose, perché si rischia o di prendere troppo tempo o di fare pochi commenti per essere curiosi poi di attivare la discussione anche con le domande. Proverò a stare nel mezzo. Parto proprio da McLuhan, mi sembra quasi fatto apposta, perché di McLuhan mi colpisce molto la definizione che dà, per esempio, Jeffrey, del passaggio con Gutenberg agli incunaboli, alla stampa e ai libri. Tu parli sempre del libro come nodo, no? E McLuhan dice: si è passati con la trasformazione della comunicazione umana dal magico, diciamo, mondo dei suoni, quello della tradizione orale, alla comunicazione, diciamo, neutra del mondo visuale. In effetti, la trasformazione che abbiamo vissuto è quella che ci porta fino al digitale di cui ci parli, perché il titolo dell'incontro ha una provocazione in più, perché parla di confronto tra umanesimo artificiale ed intelligenza digitale. C'è proprio questo tema, c'è il tema che noi abbiamo passato l'epoca dei libri, che è durata più o meno dal 1400 a qualche anno fa, e ci siamo riversati nell'epoca della visualizzazione. Oggi un ragazzo di adolescente di 15 anni è molto meglio e molto più di noi, più che leggere visualizza. Noi sappiamo che questa è una modalità nuova e diversa di accedere alle informazioni. Il punto è come siamo entrati noi in questa pandemia, come siamo arrivati in Covid-19 e come usciamo. Friedman parla di un BC ed AC, c'è un mondo non solo prima di Cristo e dopo Cristo, ma c'è un mondo before Covid e un mondo after Covid, come se, per dirla con altre parole, noi fossimo arrivati all'interno di questo shock, che è uno shock, non è il primo in questo secolo, in questo millennio, arriva dopo il 2001, le Torri Gemelle, dopo il 2008, la grande crisi finanziaria. Però questo è più forte forse di quei due sommati, perché ha attaccato tutti i continenti, ha attaccato la domanda e l'offerta insieme, e in qualche maniera abbiamo avuto un'informazione in più, e cioè quella di una strana alleanza tra il virus e il digitale. Prima di questo shock, noi eravamo quasi abituati a sentirci dire che tutto sommato il digitale e l'intelligenza artificiale e il machine learning o l'IoT, l'internet dentro le cose, fossero qualcosa da temere. L'hai detto tu bene prima, da temere, perché stava arrivando, e stava arrivando togliendoci posti di lavoro e togliendo un ruolo all'umanità, quasi che la grande quantità di dati potesse da sola raccontare qualcosa di completo. Nicholas Agar, di cui abbiamo pubblicato un libro con la nostra casa editrice da poco, peraltro con una prefazione proprio del Rettore, racconta come il rischio di questa percezione che le macchine potessero, apprendendo molto velocemente ed analizzando una grande quantità di dati, essere percepite come profondamente rischiose, in realtà era perché alle macchine sembrava che noi attribuissimo questo ruolo della agentività. Cioè la macchina da sola, molto bella la tua scheda in cui ce lo fai vedere, come capace di riconoscere
e fare scelte che possano imprimere un cambiamento sociale e quindi capire addirittura molto più che un pupazzo di neve è soltanto un pupazzo di neve, ma capire molte più cose capaci poi di determinare i cambiamenti. Tutto questo in realtà, forse proprio grazie a questa crisi che, diciamolo, in realtà lascia molte ferite, ma lascia molte persone che hanno perso la vita, quindi lascia nella nostra umanità una profonda ferita, forse però ci consente, attraverso una traiettoria, io li chiamo un interstizio, visto che questa terribile malattia si annida negli interstizi polmonari, ecco, lascia un interstizio di opportunità, cioè ci consente all'interno di capire che forse non è vera la tensione di Nicholas Agar, come tu ci dici, non è vera la preoccupazione ulteriore che forse la lettura al contrario di McLuhan ci potrebbe dare, ma probabilmente ha ragione Harari nel suo celebre articolo di qualche giorno fa sul Financial Times, dove ci dice: ci tocca scegliere tra la sorveglianza totale e l'empowerment delle persone, tra l'isolazionismo nazionale o la solidarietà globale. Ecco, queste scelte, una lettura che fa il nostro professor Maffettone, che è direttore del centro dell'osservatorio Ethos alla LUISS, probabilmente possono essere, come dire, fatte guardando ad un terzo aspetto. Cioè, forse è successo che ci siamo resi conto che l'uomo è rimasto sorpreso di fronte alla pandemia, perché abbiamo scoperto all'improvviso, cosa che capita poche volte nella storia dell'uomo, abbiamo scoperto che siamo impotenti, come lo scoprimo quando Copernico ci disse che forse ruotavamo noi intorno a qualcos'altro, come fummo sorpresi quando Darwin ci spiegò che forse potevamo discendere da quello strano animale a cui pure assomigliavamo molto, la scimmia, o come rimanemmo sorpresi quando scoprimmo che Freud aveva forse ragione nello spiegarci che era troppo arrogante il nostro ritenerci superiori ed in fondo eravamo fatti di selve, di impulsi e di pulsioni che rispondevano molto meglio che non la nostra arroganza razionale. Quindi, allora, la scoperta dell'impotenza da parte dell'essere umano ci offre la opportunità di fare due considerazioni e vado verso la fine di questa prima riflessione per poi consentire lo scambio. E cioè, c'è uno spillover, così si chiama quando i virus saltano di specie. In questo caso è uno spillover quasi dallo sviluppo tecnologico molto accelerato e dalla evoluzione umana che ha dei ritmi più lenti. Quando lo sviluppo tecnologico, come sembrerebbe stesse accadendo all'intelligenza artificiale o ad alcune tentazioni di allungamento del passo di questa, è così veloce, l'essere umano soffre per il fatto che rimane un giro più indietro e che perde l'opportunità di raggiungerla. L'unica vera salvezza, e questa è la provocazione che vorrei lasciare io alla discussione, per noi è consiste, Maffettone dice, nell'etica pubblica, io dico nella formazione, cioè nella costruzione di una consapevolezza cognitiva e critica. La formazione può offrire all'essere umano proprio la chance che tu mostri, che tu indichi, cioè quella di dire: non è la macchina che lavora contro di noi per raggiungere il sopravvento della capacità agentiva, cioè quella di cambiare il mondo in modo, lei sì, consapevole, ma la macchina è a nostra disposizione per aumentare la nostra capacità di cambiare il mondo a favore dell'umanità. Questa, secondo me, è una traiettoria interstiziale molto interessante, per la quale gli oggetti della formazione, cioè i percorsi della formazione, sono fondamentali. Ed in questo, lasciatemi dire che c'è una preoccupazione in più, nel senso che il nostro ministro dell'università oggi proprio dichiarava, o ieri sulla stampa, che questa crisi lascerà per strada forse il 20% di ragazzi che non sceglieranno l'università. E questo, se accade più in generale nel mondo, è certamente un disastro. È un disastro tanto quanto, per esempio, le stime che ci dicono che oggi ci sono 3 miliardi di collegamenti internet, di device disponibili, e che questo raddoppierà nel giro di 3 anni. Quindi arriveremo a 6 miliardi, ma di questi
circa 1,5 miliardi saranno nelle mani di ragazzi in giro per il mondo che sono analfabeti. Allora il problema che dobbiamo porci oggi probabilmente è che strumenti dare e come darli alla nuova al nuovo analfabetismo digitale, perché quello sì che non è più intelligenza digitale e non è nemmeno umanesimo artificiale, ma qualcosa in mezzo di molto più povero. Lascio con una suggestione, mi ha molto colpito e questa è una piccola provocazione al mio amico Jeffrey, mi ha molto colpito un passo della storia del grande Pico della Mirandola, ti provoco perché conosco la tua profonda cultura, ma soprattutto la tua profonda passione per quella epoca della storia del pensiero dell'umanità. E Pico della Mirandola, come sappiamo, ha scritto nel 1486 questo Orazio De Homini Dignitate, che sostanzialmente viene conosciuta come l'opera nella quale Pico della Mirandola, come dire, parla della vera soft skill, così la chiameremmo oggi, dell'uomo, umana, e cioè del libero arbitrio. L'uomo può da solo elevarsi o abbrutirsi. Ebbene, forse non tutti sanno, è una cosa che mi ha colpito molto, che Pico della Mirandola, che è passato per essere l'uomo che ha scritto il manuale dell'umanesimo, noi abbiamo tutti rincorso questo tema dell'umanesimo digitale negli ultimi anni e prima della crisi, tu hai dovuto scrivere un libro dal titolo Umanesimo trattino digitale per segnalarci l'importanza di quel trattino nel collegamento tra queste parole. Non tutti sanno che Pico della Mirandola, che è morto giovanissimo, sembrerebbe a causa di un veleno, sia stato avvelenato con l'arsenico, conosceva la Divina Commedia a memoria tutta, ma soprattutto si racconta che la sapesse pronunciare anche al contrario. Allora, la perfetta espressione di una macchina, la perfetta espressione di un uomo che è capace ante litteram di essere quasi una macchina di intelligenza artificiale, perché questo oggi nessuno di noi è capace di farlo, e forse una macchina sì. Eppure quest'uomo, che da solo ha rappresentato l'intelligenza artificiale ben 6 secoli fa, ha scritto il trattato di sempre del manuale, diciamo, dell'umanesimo per noi esseri umani. Secondo me questo è abbastanza affascinante. Molto bene, molto interessante. Grazie Gianni. Mi sembra che ci siano diversi punti di contatto tra la lezione, l'approfondimento di Jeffrey e la discussione di Gianni. Io penso che un aspetto, se volessi appunto selezionare un elemento, un punto di contatto, facendo anche leva sulle domande che cominciano ad arrivare copiose dal pubblico, è che sembra che ci debba essere necessariamente, a proposito del trattino cui faceva riferimento Gianni rispetto a un libro pubblicato da Jeffrey, sembra che l'interazione, la relazione, il rapporto tra uomo e macchina si stia evolvendo sempre di più. Noi siamo passati da una interazione quasi, diciamo così, reattiva, passiva nei confronti delle macchine, a quella che adesso sembra essere effettivamente una relazione quasi collaborativa, e probabilmente, se vogliamo abbracciare le chiavi di lettura, la chiave di lettura proposta da Jeffrey, o provare, come suggeriva Gianni, a recitare la Divina Commedia al contrario, probabilmente come Pico della Mirandola, probabilmente dobbiamo provare a cambiare prospettive in modo che appunto la tecnologia aumenti il nostro, o amplifichi il nostro portato e di esperienza e di azione. Per questo motivo volevo cogliere al volo questa opportunità per farvi una domanda che ci è appena giunta e che ci dice: dove si pone il confine purtroppo valicabile tra supporto all'attività umana e sostituzione all'attività umana da parte dell'intelligenza artificiale? Quindi restiamo sul tema dell'interazione e relazione tra uomo-macchina. Jeffrey. Sì, questa è una bellissima domanda, perché secondo me la risposta è qui, sto cercando magari di approfondire un pochino cioè il punto di partenza della mia riflessione di oggi.
Cioè proprio la questione di cosa è l'umano, cioè Gianni molto giustamente ha citato Pico come padre in qualche modo fondatore dell'umanesimo come lo intendiamo oggi, però i confini dell'umano sono un oggetto fluido a mio avviso, per cui proprio come suggeriva invece McLuhan, cioè certo i mezzi di comunicazione sono un prolungamento, però quei prolungamenti poi vanno a modificare la nostra forma mentis, anche le nostre, anche il nostro corpo, cioè fanno parte della nostra evoluzione anche a livello fisico, per cui cioè la proposta di McLuhan che Gianni ha citato in un modo molto utile secondo me per questo argomento, la sua proposta di base è che ogni nuova tecnologia, ogni nuovo modello di comunicazione mette in opera una riorganizzazione dell'apparato sensorio dell'uomo. E questo vale perfettamente bene sia per la transizione dal codice al libro stampato, sia si applica all'epoca nostra contemporanea. Per cui, secondo me, c'è sempre una specie di dialettica tra quei supporti che vengono ad aggiungersi, ad estendere, a prolungare, e poi l'oggetto uomo stesso, che è un essere vivente, dinamico, che si adatta e che poi modifica se stesso grazie alle sue scelte. Per cui è un confine sempre... a mio avviso dinamico, non è un confine statico fra i due. E parte di questo gioco è proprio di autoconservazione, se si vuole, e di autocambiamento, e anche una specie di dialogo con le tecnologie stesse che gioca sui confini, soprattutto. Cioè cosa... Per esempio nel progetto che vi ho fatto vedere velocemente, questo Curatorial Agents, cioè la messa in gioco non è sistemiamo tutti i problemi curatoriali dei musei usando l'AI, no, anzi, è spesso cosa vede un AI che non fa nessun senso per un essere umano. Quello diventa interessante, è come guardare tramite gli occhi di una mosca e vedere il mondo con una prospettiva, con un apparato sensorio completamente diverso. Per cui non sono solo le convergenze, ma sono anche le dislocazioni che ci ampliano la nostra conoscenza del mondo. Spero di aver risposto in modo adeguato a questa bella domanda, che è una domanda che meriterebbe magari un approfondimento di più. Io la volevo adesso porre a Gianni questa domanda, perché... tra l'altro, di nuovo, siamo di fronte a una rivoluzione che sta per essere o è stata già accelerata, rivoluzione che appunto, come diceva Jeffrey poco fa, potrebbe avere tutte le potenzialità per ampliare il nostro raggio d'azione. Su questo faccio riferimento a un autore che tu hai appena citato, Harari, Gianni. Harari sostiene che tutte quelle rivoluzioni che hanno avuto impatto su un substrato comune all'essere umano, quindi alle idee, penso appunto, Jeffrey poco fa parlava della stampa, noi parliamo appunto di rivoluzione digitale che impatta su idee, informazioni, e sono substrati comuni rispetto al nostro modo di essere, modo di organizzarci, modo di pensare, vedere e percepire. Ecco, possiamo pensare che questa rivoluzione sarà un ulteriore passo in avanti in termini di ridefinizione dei nostri confini, facendo leva sulla fluidità a cui faceva riferimento poco fa Jeffrey, secondo te Gianni? Sì, è proprio questo. Io credo che la parola sia flusso e siamo nel pieno di un flusso rispetto al quale, ripeto, la formazione e la preparazione, la competenza ha un ruolo centrale. Riparto anche io da Harari a questo punto, proprio da Yuval Noah Harari, che ci dice che la sfida, risponde proprio lui a questa domanda, perché Harari dice la sfida non è tra uomo e macchine, ma è tra l'uomo e la sua rilevanza. La sfida di domani, dice Harari, è tra l'uomo e la sua rilevanza, esattamente
quello che ci sta spiegando Jeffrey è che Jeffrey, con il suo lavoro, che parte dalla competenza profonda di un filologo romanzo e arriva fino al suo ruolo in Piaggio Forward, quindi a stretto contatto con i dati, per farci capire che il confine si streccia e diventa in un flusso molto lungo un collegamento più che un confine. Quindi il supporto, noi, la verità è che tra l'uomo e la macchina non ci dovrà essere una competizione di sostituzione, ma una collaborazione di creazione di valore. Voglio dire, questi, allora dice Alan Kay che la tecnologia è tutto ciò che è inventato dopo la nostra nascita. Questi sono, per qualche secolo fa, degli oggetti di tecnologia. Oggi noi li indossiamo tranquillamente e collaboriamo con loro. Qualcuno avrebbe detto molti secoli fa che è uno strumento che da solo può pensare di fare altro. Guardate, la cosa che mi ha colpito moltissimo in questa accelerazione che abbiamo avuto in questi giorni è che c'era, noi avevamo, Jeffrey, qui in Italia, uno strano rapporto con il mondo del digitale, detto in maniera molto semplificata, e cioè, per dire, c'era tutta una anche il rettore tecnologico, c'era tutto un mondo di posizioni sul fatto che, per esempio, il digitale a scuola non dovesse essere adottato perché impigriva e rallentava la capacità di apprendimento delle persone. Se posso dirlo con una battuta, è come se, dicevo qualche giorno fa, in un altro evento come questo, è come se, se tu chiedessi a qualcuno per strada che ore sono, anziché aspettarti che lui si guarda il polso o al massimo lo smartphone, si ferma, si accoccola, mette un'asticella per terra e calcola l'ombra che fa il sole sul terreno. Se è capace di fare questa operazione e risponderti che ore sono, allora non si è impigrito perché non ha usato la tecnologia, ma anzi è rimasto distante dalla tecnologia e si è arricchito continuando ad allenarsi. La stessa battaglia che abbiamo fatto quando eravamo bambini noi. In classe la calcolatrice sì o la calcolatrice no? No, oddio, la calcolatrice era un rallentatore della capacità di far di conto. Purtroppo poi abbiamo imparato, proprio in questa accelerazione terribile, che tutte quelle stesse persone, tutti quei genitori che non volevano il digitale in classe, hanno protestato e sperato che i loro figli avessero la possibilità di avere il digitale disponibile per fare il distance learning. Ora, al di là del tema molto pesante del digital divide, che è un tema profondo che attiene alle problematiche sociali, alla banda, alla povertà di molte parti della popolazione in Italia, nel mondo, però, ecco, diciamo, se fosse possibile prescindere da questo elemento, che è molto serio e andrebbe trattato molto a fondo, il tema vero è proprio questo, è che la tecnologia non la si può temere, ma la si deve utilizzare per aumentare l'umanità. Dice Jeffrey Schnapp che non c'è niente di più bello che una data visualization quando ti è venuta veramente bene. Che non c'è niente di più bello che lavorare con i dati che vengono lavorati come l'argilla, come dire, scalpellati come il marmo, per restituirti quello che ti serve, ma che serve a te, persona, per farci qualcosa. Il problema è sempre lo stesso, scusatemi se io ritorno e chiudo su questo punto. Il problema è sempre un problema di formazione e consapevolezza. Ed ancora cito Jeffrey quando dice che bisognerebbe prendere i libri dagli scaffali e portarli per strada, perché i libri non possono, non debbono stare sugli scaffali, ma devono essere disponibili per le persone, perché ne prendano la conoscenza e si accrescano in consapevolezza. Se tu accresci la tua consapevolezza, riesci pure a capire quanto valore puoi creare anche dai dati, anche dall'intelligenza artificiale, anche dalla tecnologia, che a quel punto è un supporto vero e non è in, come dire, in contrapposizione all'essere umano. Continuiamo a ricevere domande, molte, e ovviamente le più recenti hanno un focus su questa interazione, relazione collaborativa tra uomo, essere umano e macchina. Ce ne sono due che parlano: qual è l'equilibrio poi finale, se si può parlare di equilibrio finale, o qual è la convivenza per evitare di perdere l'umanesimo e andare verso l'apocalisse? Jeffrey. Beh, io magari
A questa domanda rispondo in un modo un po' provocatorio, ma cioè, magari anche ampliando un po' la risposta alla domanda precedente, nel senso che io non credo che ci sia un equilibrio, non credo che ci sarà mai un equilibrio. Cioè basta per esempio non pensare alla tecnologia come magari sfida per l'umanesimo presente, ma all'ambiente. Cioè prendiamo come invece un'altra cornice che ne fa parte, però una cornice magari ancora più ampia. E cioè se l'umanesimo di picco ha senso oggi, è un umanesimo che va ripensato in funzione delle conseguenze ultime dello sviluppo dell'umanesimo rinascimentale stesso, che fa parte della storia del progresso umano, del progresso tecnico, dell'industrializzazione nell'Ottocento e oltre. Cioè, per cui per me non si tratta mai di tornare indietro, ma invece di riflettere in ogni momento storico a cosa può significare una parola come la parola umano in quel contesto, per non dire passare all'umanesimo, ad un ismo che si associa a a quel soggetto umano. Io credo che l'equilibrio è un equilibrio sempre temporaneo e strategico, in qualche modo, che bisogna cercare. Per cui, alla fine, dentro, e qui rispondo in modo meno provocatorio, più affermativo, cioè quando parliamo di equilibrio, di solito in realtà stiamo parlando di una questione di valori, cioè di imporre una serie di valori di base a cui crediamo. E là invece credo che è giusto, è fondamentale, urgente dibattere, promuovere idee, concetti, base, dove mettiamo questo straordinario strumentario che abbiamo sviluppato al servizio di qualche visione, di qualche ideale, qualche modello di società. Per quello che ho voluto citare l'esempio delle macchine, delle automobili autonomi, perché io non voglio vivere in una città sacrificata sull'altare dell'automobile, cioè personalmente io vorrei vivere in una città dove si può biciclettare, camminare e poi prendere i mezzi, cioè, e preferisco quel modello di civiltà, se si vuole. Non è il modello che ha prevalso nel Novecento. Anzi, noi americani abbiamo perfezionato un modello esattamente diverso, dove l'automobile è re, sacrifichiamo gli spazi civici e pubblici su questo altare e basta. Per cui, cioè, queste domande che riguardano il rapporto uomo-tecnologia, che sono rapporti dinamici, sempre in evoluzione, alla fine è un campo di battaglia sulla lotta dei valori, sulla lotta sulle idee, su cosa deve prevalere. Per cui in questa domanda sull'equilibrio io vedrei invece un richiamo in qualche modo a delle battaglie proprio ideologiche in senso buono, no? Cioè di promuovere una visione dove non è o tecnologia o no, non è analogico o digitale, ma invece... Cioè il digitale fa parte della nostra intelligenza oramai, fa parte della nostra forma di interagire a livello, cioè, proprio quotidiano, segna così tanti processi fondamentali della nostra attività, sarebbe assurdo promuovere una visione così, proporre una specie di bivio, no? Cioè, per la civiltà, anzi bisogna invece promuovere, proporre, lottare per gli equilibri che noi consideriamo quelli giusti, quelli che corrispondono ai nostri desideri, alla nostra visione di una società giusta, sostenibile, magari allegra, piacevole. Molto bene, Jeffrey, adesso questo ulteriore approfondimento sul tema dei valori, sulla dinamicità che caratterizza appunto il rapporto, la relazione uomo-macchina, potete immaginare ha tratto altre domande, purtroppo non riusciremo a rispondere a tutte visto che siamo in tempi digitali e tra qualche minuto dobbiamo chiudere, però appunto c'è una domanda interessante rispetto a quello che diceva poco fa Gianni sulla formazione.
ovvero c'è una, penso una studentessa che ci chiede, ma questa idea del professor Schnapp di data visualization, che possiamo visualizzare sempre di più anche attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale, non va o non potrebbe andare a scapito della profondità o dell'approfondimento della formazione? Due battute per Gianni, due battute per Jeff. Prego Gianni. Ma io l'ho già detto, no, noi, ha ragione Jeffrey, io penso che c'è una grande chiave che noi abbiamo per salvarci rispetto all'abbrivio che ci dà la macchina di migliorare noi stessi, ed è conservare la nostra curiosità e la voglia di fare domande, cioè il perché che chiedono i bambini. Io ho visto qualche giorno fa un video di un bimbo del nipote di una nostra collega che chiedeva perché il sole è giallo. Ecco, perché il sole è giallo? Sapreste rispondere a un bambino che vi chiede perché il sole è giallo, no? E perché il sole è giallo? Provate a chiedervelo. E allora provare e continuare a chiedersi perché è già un primo passo per essere avanti, perché la macchina non si chiede perché, la macchina applica un algoritmo e lega gli algoritmi tra loro. Primo punto. Secondo punto, se ti chiedi perché, conservi la capacità di sperimentare. E allora la tua sperimentazione è una chiave per alimentare la creatività. La creatività è la capacità di mettere l'immaginazione con i piedi per terra e di renderla pratica. A quel punto sei capace di innovare, perché ti sei chiesto il perché, hai avuto la voglia di essere, la capacità di intuire l'urgenza della creatività, e sei capace di essere inclusivo, perché prendi idee dai mondi esterni, rispetti consapevolmente i mondi esterni perché debbono darti idee, e quindi rispetti anche l'ambiente, e però sei anche capace di innovare, perché l'innovazione nasce proprio da questa capacità di immaginare praticamente le cose che hai creato attraverso la tua curiosità. Insomma, io credo che a maggiore intelligenza artificiale corrisponda maggiore umanità, e che tutto questo certamente è collegabile. C'è una delle altre cose che dice Jeffrey molto bene, è la urgenza delle reti, la urgenza di non chiudersi nella conoscenza, o come dire, completa, larga, troppo parcellizzata e troppo, come dire, estesa dell'uomo rinascimentale, ma provare ad andare a questo, arrivarci attraverso reti di connessioni. E in questo la tecnologia forse è il vero valore che ci può aggiungere, essere utilizzata dall'uomo come aumentatore di valore attraverso la sua capacità di costruire reti. Grazie Gianni. Jeffrey, a te l'ultimo spot. Ok, è una responsabilità. No, ma mi vorrei associare pienamente a quello che ha appena detto Gianni, mi è piaciuta molto il tuo modo di formularlo, e parlando specificamente delle visualizzazioni dei dati, cioè vorrei insistere sul fatto che non si tratta di scegliere tra questa forma di storytelling su scala macro e l'esperienza estetica faccia a faccia ad un oggetto, cioè sono due operazioni profondamente diverse che si possono complementare, però è lì che dobbiamo inventare dei modelli che costruiscono il ponte, quella scala dove stiamo guardando 100.000 oggetti, che non è l'esperienza stessa di guardare un oggetto solo, non si cercano le stesse scoperte, non è sensorialmente la stessa esperienza. I dati non sono dati, non sono regalati, sono costruiti, sono la creazione di una serie di processi di astrazione che ci allontanano da quell'oggetto. Per cui quello che bisogna capire è che non è una scelta fra due opzioni, ma invece una scelta su come fare bene un'operazione, come disegnare bene un'esperienza, se si vuole. Quando si guarda un oggetto... Scusa Jeffrey, è per questo, perdonami tanto, ma è per questo Andrea, per esempio, che funzionano moltissimo percorsi come le Summer School per ragazzi adolescenti, che quando vengono nelle nostre Summer School, ad esempio, vengono felici di poter sperimentare proprio la capacità, è una parola che oggi fa un po' paura, di contaminazione tra mondi diversi. Imparare
cosa arriva dai dati e come si può costruire con le altre esperienze. Questa esperienzialità nelle nostre summer school, per esempio, arricchisce molto i ragazzi ed è molto apprezzata. Scusa, Jeff. No, figurati, no? È importante, e volevo tornare a questa questione della formazione, perché mi sembra assolutamente fondamentale, tu l'hai toccata già diverse volte, e per cui, cioè, quando si pensa alla data visualization come una forma di storytelling, e io insisto, è la forma di storytelling che è emersa nella nostra epoca, che fa veramente parte integrante della realtà, questa quotidianità dove i dati sono dappertutto, portiamo dei computer in tasca, cioè oramai tanti aspetti della nostra attività quotidiana passano attraverso questi canali. Cioè la data visualization però non è una serie di tecniche, cioè è una forma di storytelling, è una forma di artigianato, di scultura, di... Per cui la formazione è fondamentale, perché noi abbiamo visto mille esempi, milioni di esempi di data visualization banalissimi che non raccontano niente o che raccontano male, che anzi sono delle tecniche manipolate per promuovere una certa soluzione ad un problema complesso. Però invece quando viene fatto bene ha una sua dimensione magica, proprio come lo ha un romanzo o una bellissima opera di scultura. Però come si arriva a quel grado di raffinatezza, di sofisticazione che porta questo strumento a diventare più che non solo una specie di supporto magari didattico? E grazie ad una approfondita conoscenza del mezzo stesso, no? Cioè, per cui la formazione è fondamentale qui, capire quali sono i modelli di eccellenza, fare delle esperienze, dei test, delle prove, studiare con tutta la cornice giusta che ci aiuta a pensare tramite questo strumento e a capire quali sono le sue capacità e quali sono i suoi limiti anche. Cioè, per cui io nella data visualization non farò l'esperienza approfondita che faccio con un microscopio, cioè della materialità di un oggetto. Cioè, sono due esigenze contrarie. Per cui a me non interessa mettere a leggere la Divina Commedia un computer, perché credo che ci siano altre tecniche più adatte alla sua comprensione come oggetto poetico. Magari se voglio capire la storia di 300 manoscritti in un contesto molto più ampio, la dimensione digitale può diventare magari più interessante, se riesco a studiare tutte le raccolte di codici medievali nelle biblioteche del mondo, lo strumentario, cioè informatico, incomincia a diventare, avvicinarsi sempre di più alle questioni di base della mia ricerca. Per cui ogni strumento ha il suo campo, cioè non invade tutti gli altri campi con un effetto fruttifero, no, cioè questo, per cui la formazione è fondamentale e la scelta dello strumento giusto è fondamentale. Ambedue sono fondamentali per risultati che non sono risultati effimeri e senza interesse o importanza. Molto bene, grazie. Adesso chiudiamo, visto appunto, come dicevo all'inizio, siamo in tempi digitali, abbiamo discusso animatamente il tema dell'intelligenza, o meglio ancora dell'umanesimo artificiale, abbiamo offerto appunto una serie di spunti e di riflessioni. Io provo a portare, come si direbbe appunto in inglese, due takeaway dalle vostre ultime chiusure. La prima è quella di Gianni sulla importanza e la rilevanza di saper sviluppare domande, continuare a essere in grado di fare domande e quindi a interrogare, e non soltanto quella di trovare risposte, ma di nuovo a sviluppare abilità, skill per formulare le domande, che si incassa molto bene con quello che diceva Jeffrey, ovvero l'appropriatezza degli strumenti richiede una cornice appropriata del problema, in inglese si direbbe il framing del problema, quindi saper fare framing e poi saper fare le domande, o meno saper fare framing e saper interrogare i fenomeni, sono dimensioni rilevanti
dell'umano, e dobbiamo fare in modo che questa, la dinamicità tra umano e, tra uomo e macchina, tra umano e tecnologia di cui abbiamo discusso, resti sempre così. Grazie ad entrambi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Noi ci rivediamo giovedì, sempre alle 18:30, e saremo con Henry Chesbrough e Fabrizio Di Amato sul tema dell'open innovation nell'era post-Covid. Grazie e buona serata. Arrivederci. Ciao, ciao Jeffrey. Salute. Ciao, ciao. Ciao a tutti.